E adesso sento il richiamo dello stile, perché è tornata con la sua ironia, la sua sagacia, la sua, insomma, misto a Carla Gozzi con i Carlotico. Ecco, Bianca, ciao! Come stai? Io sto molto bene, sono andata un po' dietro le quinte a vedere il nostro cambio look, la nostra Emanuela. È pronta? Quasi pronta, gli ultimi ritocchi, naturalmente. Sai cosa ho fatto, cosa ho combinato? Sei pronta? Sei fatto. Le ho rubato dalla borsa i cornetti, perché sai che è una veraccia napoletana. Piccoli cornetti vedo. E infatti li ha dappertutto. Allora sai cosa ho fatto? Adesso li prendo e li metto qui nel mio segreter. No, guarda. Carla, non si rubano i cornetti. Ma li tengo sicuri. Cosa fai? In modo che nessuno li possa rubare, diciamo. Dopo glieli do, glieli consegno. Però ne ha veramente tantissimi, non so perché. Dici, non si sa mai, è meglio accaparrarne qualcuno. Fanno bene anche a noi, cara Bianca. Qua. Dunque... Allora, andiamo avanti, perché oggi io ti voglio parlare proprio di travestimenti di carnevale, visto che siamo in tema, oggi è martedì grasso. Dunque, a chi l'ha accusata di essere la prezzemolina dei salotti TV, lei ha risposto: io non sono il prezzemolo, sono il piatto principale. Però non le manda di certo a dire. Salute. La nostra Alba Nazionale, la nostra Papari. Un peperino. Però. Allora, qui siamo tra un diciamo un costume da Cirque du Soleil, avant spettacolo, oppure copricapo ispirato al pavone. No! In gabbia. No! Non lo nominare, che poi arriva, Carla. Regia, non abbiamo insomma del pavone che porta bene. Senti anche il battito, no, bellissimo, anche il battito d'ali, è meraviglioso. Perché sta in sala regia il pavone, il regista accanto. Dunque. Ma noi, cara Bianca, lanciamo mode, ormai da quando noi parliamo del nostro pavone, che sia un colore, che sia il plumage, che sia una vibrazione, tutti si vestono con degli accenni pavone, quindi devi solo esserne fiera. Ma tutti chi, Carla? Tutti i VIP, guarda anche qui la nostra Alba Nazionale, un po' scosché, un po' pavoletta. E vai, abbiamo lanciato questa nuova moda. Esatto. Senti, allora, siccome è stata anche nostra ospite ed è una donna veramente di grande intelligenza e grande ironia anche lei, diamo un bel yes, perché non è facile travestirsi così, dove assolutamente non si vede nulla del suo volto e quasi quasi non la si riconosce. Quindi, ma magari non era lei. Appunto, no, la riconosciamo per la scosciatura. Ah, le gambe sono quelle, sono belle. Le gambe sono quelle lì. Allora, a lungo è stata la meno amata della Royal Family. Ma a quanto pare il primato ora è tutto di Meghan Markle. Si sarà risentita Camilla Parker Bowles, che in questo caso è accompagnata anche da Carlo. Eccoli qui. Beh, non è che si sono impegnati molto per questa maschera. Hanno messo di una maschera. Hanno messo solo la maschera, ma loro sotto sono vestiti impeccabilmente da corona inglese, quindi... Però diciamo una cosa, Bianca, secondo me qui c'è anche un motivo. Loro sono un po' corti di braccino e quindi investire su un costume completo non era il caso. L'hanno ritenuto fosse un po' troppo esoso, quindi hanno scelto una maschera. E poi guarda che gran tenerezza. Lei con l'elefantino e lui con la tigre, il tigrottino. Che vuoi dire? Perché? No, così mi fa molto, non so, mi fa... Una roba, non è che sono due cuccioli cagnolini, cioè, l'elefante e la tigre, dov'è la tenerezza? Mi fa un po' così. Allora, bravo, un po' così. Diciamo che potrebbe essere un'idea per chi non si vuole travestire a carnevale, quindi con una maschera posticcia in realtà lo festeggia lo stesso. Quindi prendiamo spunto dai reali, diciamo un bel yes anche a loro, il principe Carlo e Camilla. La prossima VIP, cara Carla, abita con suo marito in una casa che piccolina, che conta 22 stanze, di cui 8 camere da letto, 11 sono i bagni e 7 camini. Se litigano, chiaramente non rischia di incontrare il marito in quei momenti. Sto parlando del marito, che è Michael Douglas, lei Catherine Zeta-Jones. Vediamo come si sono vestiti. Catherine Zeta-Jones.
Allora, diciamo, pensando alla loro casa, direi che non c'è dubbio, no? La coppia è longeva assolutamente, perché con tante stanze così non ci si incrocia, non si litiga come dici tu e non si ha neanche modo, no, di battibeccare durante il matrimonio. Quindi complimenti per la scelta tattica e strategica. Allora, vediamo questo abito. Questo secondo me è un abito che lei ha preso sul set, perché sembra un abito rubato appunto al grande Gatsby, per esempio, no? Questi abiti inizio secolo. Sai cosa mi sta venendo in mente? Che queste dive, queste star, in realtà non è che fanno tanti investimenti in termini di costumi di carnevale, hanno un po' il braccino corto. Secondo me lei festeggia il carnevale però con un costume di scena. Quindi un po' furbetta, avrà anche le 50 camere, ma secondo me abbiamo capito perché ha queste 50 camere. Quindi, perché non si è laddove impegnata... risparmia sull'abito, guadagna sulle stanze. Investe sul mattone, ha ragione, perché lì non si perde valore. Non si perde valore. Una cosa che dura... Nel tempo. E allora, brava per questa strategia economica finanziaria, diamo un bel yes, anche perché è molto bello questo abito e può essere anche un suggerimento. Per salvaguardare la sua salute mentale, ha deciso di non gestire più personalmente i suoi profili social, dopo aver capito che questo le creava un grande stato di ansia. Le consigliamo perciò di prendersi un giorno di relax, o magari anche due. Chi è? Credo che sia Dua Lipa. È proprio lei. Però anche lei, devo dire, ma chiarissima. Cos'è? Ma non lo so. Sembra quella cosa che serve per pulire l'auto, sai? Brava. Quando con l'auto, sai che ruotano. Brava, stavo pensando al rullo per lavarle, anzi il mio, dove vado dal signore che mi pulisce la macchina, questo rullo sui toni del rosa Schiaparelli, dell'Osaka, che è anche molto fashion, devo dire. Il mio è blu. Ah, il più azzurro, blu elettrico, nero. Il colore del cielo, il colore un po' Inter. Ah, quindi no, la più deciso, molto molto consistente. Ma anche qui abbiamo una VIP, una modella, una cantante che in realtà non è che spende molto per la sua mise, anzi nulla, anzi ha fatto anche un furto, quindi rischia anche la galera perché ha rubato lo spazzolone del Ma il coniglio poi che c'entra, che non ho capito? Ah, non lo so, sarà una creativa, ha deciso di fare un mix and match. Tra l'altro sembrano quei capellini che metti anche tu ad Alice, quelli con sei le orecchie divertenti. Ma anche quelli quando c'hai tipo il mal di denti, no? Così, col fioppone, sì. No, anche lei non la riconosciamo, se non sapessimo che Dua Lipa diremmo è una e due, quanti sono, e non la riconosceremo. Quindi, in questo caso è una e due e tra? E tra, no. Allora, no. Bella questa battuta, veramente. Molto bella, molto bella. Diciamo che è un bel no, perché Dua Lipa non si è neanche impegnata, in più ha rubato lo spazzolone del lavaggio, quindi no. Dunque, in occasione della grande serata del Super Bowl, si è data alla cucina, sfornando pizze per i suoi amici a Los Angeles. Oh. Io direi, cara Elisabetta Canalis, ma vieni qui a fare un bel tutorial, esatto. Dai, così ci insegni a fare la pizza alla Canalis. In questo caso, che cos'è? In questo caso è il travestimento le di Winx, carne. Che cos'è? Brava, sembra Winx. Beh, tutto arcobaleno, ci stai, molto contemporanea. Ma secondo me questo look l'ha fatto per sua figlia, Skyler. Un unicorno, forse. Dai peli sulle gambe, cioè sulle scarpe. Che cosa sono? Ah, guarda, tipo dopo sci, fanno dopo sci. Esatto, con i calzettoni rigati. L'ha un po' inventato, però è stata anche molto creativa. Secondo me lo molto fa per carino. La sua bimba. Sì, è molto carino. Anche la parrucca. Devo dire che questo è un investimento abbordabile, credo. Anche perché ci sono tante cose che si possono accrocchiare semplicemente, però magari le farei fare un passaggio da Silvia Nobili, che magari l'aiuta un po' meglio a caratterizzare il suo look di carnevale rispetto a questo. Comunque, però è carino, è dai. Molto carino, no, è molto carino, colorato. Poi sai cosa apprezzo di Elisabetta? Che in generale tutte le star, ma anche noi donne, quando ci vestiamo, ci travestiamo da carnevale, tendiamo a scegliere quei capi che sono un po', come dire, un po' gotici, no? Quindi la gattina, la strega, un po' leggermente seducente. Invece lei l'ha buttata sull'ironia, sul divertimento, quindi brava Elisabetta, perché non sai da cosa mi travesto io. Dunque no adesso non puoi liquidarla così, no andiamo avanti. No, voglio la verità, tutta la verità. Non puoi mentire davanti ai milioni di telespettatori che ci stanno guardando. Allora, ho comprato una parrucca in pristine white. Ah, bella, già mi piace.
E ho preso anche una poltrona a casa e mia figlia si collega con me e io faccio i Carloticon. Faccio te praticamente. Non l'avevi capito. Non l'avevo capito. No, stavo immaginandomi anche il vestito tutto, la poltrona. Brava, così si fa. Una poltrona reale, ovviamente, Carla, per certo. Rendere omaggio a te. Allora, quindi abbiamo detto la Canalis che yes. Carlotico. Yes. Super yes, brava, brava Elisabetta. Yes. Per Carnevale. Ogni scherzo vale. No, ogni ritocchino vale, ma in questo caso non hanno fatto nessun ritocchino. Si sono limitate semplicemente al trucco le Kardashian. Sto parlando di Kourtney e Kim Kardashian. Ecco, vediamo come sono. Beh, qui si sono travestite da due star, una sì. del cinema Marilyn Monroe e l'altro invece è Michael Jackson o Janet Jackson. Finalmente, sai cosa mi viene da dire guardando questi? Finalmente si sono travestiti da artisti in questo caso. Posso dire una cosa? Io credo che l'altra, la donna che interpreta, non sia Marilyn ma sia Madonna, perché forse penso questo, perché esiste una foto degli anni Ottanta meravigliosa di Michael e Madonna che mano nella mano, credo dietro le quinte di un concerto. Hai ragione, è vero, è verissimo. Era la notte degli Oscar, che erano mano nella mano, quindi credo che abbiano replicato quella stessa cosa. Quell'immagine. No? Mi fanno cenno di sì gli autori. Allora io sai, chiamo Michael, quindi sono abbastanza. Sei molto sul pezzo. No, allora, sai cosa mi viene da dire, comunque, guardando questa fotografia? Che finalmente si sono travestiti da qualcuno, in questo caso con Madonna, ma c'ho ragione, Michael, qualcuno che ha talento, vero? Carla! Non soltanto quello di farsi fotografare o di fare i ritocchini. Quindi dico brave, perché una volta soltanto siete riuscite ad arrivare al vostro must, quindi yes, bravissime. E che star, tra l'altro. Esatto. Hanno puntato molto in alto. Molto, molto. Beh, anche giusto, no? Sempre puntare in alto, perché tanto in basso ci si cade rovinosamente senza accorgersene, quindi sempre meglio. Appunto. Allora, Carla, vediamo da quale VIP invece dobbiamo prendere ispirazione per il carnevale con il tuo Carrastaccio. Allora, qui ho scelto due immagini molto simpatiche che possono dare anche uno spunto ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Perché? Perché queste due immagini, adesso la regia ci manda in onda, ci raccontano come possiamo riciclare anche dei vestiti. Per esempio Jennifer Lopez col nipote, qui appunto è stata fotografata col nipote, abbiamo un'immagine con lei in una sorta di abito da sposa, ovviamente di sacrato, no? Di sacratorio, con queste grandi collane, e il nipote con questa ecopelliccia, tutto vestito con la tuta sportiva. Quindi simpatica questa immagine. E poi invece per quanto riguarda Bobovieri e Caracciolo, in realtà basta veramente poco, anche il trucco, il make up e soprattutto scegliere il personaggio giusto. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare esatto. un altro. Chi vuoi. Cantava Lucio Dalla nella canzone Caruso. E allora grazie per questa carrellata di Carnevale Carra. Noi ci vediamo ovviamente...